Eccoci, eccoci, Club Napoli News del pomeriggio con Francesco Rabbona. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. E allora questa sera arriva anche la serale, torna Club Napoli Night alle 21 dalla pizzeria 22. Bello, perché faremo 21-22. Ottimo. Ti aspetto, poi ti aspetto uno di mercoledì prossimi, saremo qua anche con te. Tante novità, tante belle cose, quindi succederanno altre cose. Vi annuncio che venerdì puntata lunga fino alle 18, poi dalle 18 il telegiornale, la varia programmazione di Teleclub, alle 20 ci saremo noi col prepartita e poi il post partita. Allora, il Napoli è pronto per la gara contro la Juventus? E questa è la domanda che vi facciamo oggi. Fra poco ci collegheremo già con qualche ospite, poi daremo la parola ai tifosi. Arbitra Doveri di Volterra, anche se lui poi è della sezione di Roma, con Mariani al VAR, questa insomma la scelta di Rocchi, ma più o meno ve l'avevo detto che poteva essere Doveri. Ha parlato anche Berezinski, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla radio ufficiale, quindi dopo lo sentiremo. Ha riparlato Raspadori, insomma varie dichiarazioni, e intanto si stanno aspettando notizie dall'osservatorio per le manifestazioni pubbliche, quindi io spero che nel pomeriggio già avremo qualche notizia, se no stasera si parla di trasferte vietate per il Napoli, non sappiamo per quanto tempo, ma soprattutto sarebbero per i residenti in Campania. Quindi questa sarebbe per ora la limitazione, io credo già con la Salernitana, e bisogna aspettare qualcosa per la situazione della Roma. Franci, in attesa del primo ospite che appena arriverà, intanto salutiamo Federica in regia che appena mi dà l'ok, vediamo se c'è l'ospite. Ti chiedo prima di tutto se il Napoli è pronto con la Juve, per la gara con la Juve, e poi questa situazione delle limitazioni che potrebbe essere un problema per il Napoli, no? Allora, sicuramente dobbiamo cercare di non perdere. Anche un pari, secondo me, potrebbe essere utile. Ah, ti stai lanciando sul pari? No, non è che mi sto lanciando sul pari, però nella peggiore ipotesi anche un pari potrebbe andare bene, no? Perché potrebbe spezzare la scia di vittoria della Juve. Però il Napoli, se riesce ad arrivare a venerdì con quella forma eccellente, secondo me il Napoli farà una grande partita. Ce la auguriamo. Allora dovremo avere già Pasquale Tina, poi dopo parliamo anche con te della questione dei tifosi. Pasquale, ci sei? Sì, eccomi. Ah, eccolo qua, il collega di Repubblica, Pasquale Tina, collega di Repubblica. Allora, come al solito, il giovedì c'è l'appuntamento con Solo per la Maglia, ma ne parliamo fra un attimo, così ci darai tutte le coordinate e tutti gli appuntamenti. Ragazzi, ormai su Teleclub tutte le sere si parla di Napoli, mi raccomando, perché dal lunedì al venerdì ci sono tantissime trasmissioni, ce ne saranno altre, quindi vedremo insomma nel tempo di organizzare il tutto. Allora Pasquale, la prima domanda è quello che stiamo chiedendo ai nostri tifosi: il Napoli è pronto per la gara con la Juve? In tutti i sensi? Penso di sì, Francesco. Poi lo capiremo venerdì, però si sta allenando bene, c'è grande fiducia nel fare una buona partita. Poi è chiaro, il responso aspetterà sempre al campo. Questo è, vale per tutte le partite, quindi anche per quella di venerdì. Senti, è chiaro che la formazione potrebbe essere scelta più domani che oggi. Domani parla Spalletti, parla alle 3, quindi domani pomeriggio capiremo se il mister ci darà qualche indicazione in più, però insomma non ci dovrebbero essere grossissime novità. Forse in difesa c'è da capire se gioca Rachmani o Juan Jesus, se gioca Mario Rui o Oliveira, se Kim ce la fa, però pare che Kim sia ok, sia pronto, no? No, credo che Kim ce la faccia, si è allenato anche oggi con la squadra, quindi non dovrebbero esserci dubbi. Io penso che Spalletti possa far giocare Kim e Rachmani, se stanno tutti e due e danno garanzie. Forse il ballottaggio è tra Mario Rui e Oliveira. E
Potrebbe anche essere confermato Mario Rui, forse un altro ballottaggio davanti e Trapolitano e Lozano. Per il resto credo giochino Osimhen, Kvaratskhelia, rientri Zielinski in mediana, anche se Elmas è un fattore, ma penso insomma che vedremo il miglior Napoli, non molto distante da quello che come formazione, come 11 che ha affrontato l'Inter. Pasquale, tirati fa una domanda a Francesco Rabona, dai. Pasquale, ciao, buonasera. Senti, No, buonasera. secondo te la formazione, che potrebbe essere Verdi? L'ho detto, Dai, secondo me la diciamola, testa di te la, Milano proprio potrebbe quella giocare base. Vai, sì, facciamola con due insieme. fianchi a Meret. Mario Rui e potrebbe giocare Lozano e Napolitano. Queste potrebbero essere le due varianti, dai. La Quindi, centrocampo, centrocampo, Anguissa, secondo me giocano Zielinski. Anguissa, Lobotka e Zielinski, secondo Anguissa, cioè il trio che era, me. Secondo me diciamo, sì. e se invece giocasse Elmas al posto di Zielinski? Elmas ancora al posto di Potrebbe, Zielinski? ragazzi, non, potrebbe essere un'idea, eh. Cioè, Potrebbe. Zielinski è un fattore, la formazione non la faccio io, No, quindi no, non no, lo so, però ce la ce vediamo con te, la Pasquale, ce la vediamo con te, vediamo. se no. Allora, no, Però certo, scherziamo. Elmas sta facendo bene, sarei sorpreso se Zielinski non cominciasse questa partita al primo minuto, vorrebbe Certo. dire insomma che le sue condizioni non sono all'altezza, insomma, però secondo me se sta bene gioca Zielinski. Intanto chiediamo a Pasquale se si sistema un po' l'inquadratura perché vediamo la tua bella barba. Allora, ecco, adesso finalmente vediamo tutto il viso. Meglio? Sì, meglio, meglio. Allora, Pasquale, mi dici tu che sei un attento osservatore nelle conferenze, no? Di Mister Spalletti, sei sempre presente e segui le conferenze. Dopo la partita con la Sampdoria abbiamo visto uno Spalletti un po' nervoso, ha risposto piccato su quella domanda che bisognava dimostrare, ha risposto piccato proprio alla domanda su Mario Rui. È uno Spalletti che sta sentendo un po' anche lui, un po' la pressione, o secondo te è stata una serata, insomma, che era un po' più nervoso? No, secondo me semplicemente non gli aveva dato fastidio probabilmente qualche critica dopo l'Inter e ha risposto dopo aver vinto con la Sampdoria. Insomma, secondo me io non credo stia sentendo la pressione, poi magari me la fai domani la domanda e ti rispondo meglio. Secondo Certo, me certo. qualche critica che lui ha ritenuto eccessiva non gli è piaciuta e quindi ha risposto così, non è la prima volta che accade. Un'ultima te la faccio su Kvara. Sto ragazzo si sta dicendo di tutto, no? Il maestro Corbo, lì a Repubblica, tu sei uno dei massimi colleghi di Repubblica. Continua a dire che lui è rimasto scottato da quel furto, da quello che è successo. Può essere quello o può essere che lui ancora non è in condizione e vuole un po' strafare? Ma guarda Francesco, secondo me non è ancora in condizione perché Ecco. l'infortunio che ha avuto, che sembra apparentemente molto semplice, in realtà non lo è. Se parli con qualcuno, insomma, che ha giocato a calcio oppure che è fisioterapista, cioè ti dà dolore, lui si è dovuto completamente fermare, non ha potuto fare dell'allenamento. Di fatto è come se la sua sosta fosse cominciata un mese prima rispetto agli altri, quindi. Poi è un giocatore fisicamente anche grosso, importante, quindi secondo me ha bisogno ancora di un po' di tempo. E poi quel tipo di giocatore che secondo me se ti riesce subito la giocata, vai in fiducia e quindi ne fai altre. Se non ti riesce, secondo me vai un attimo in crisi, magari crisi è un termine esagerato, vai un No, attimo in vabbè, chiaro. tilt e ti sbagli e non riesci ad essere fluido come prima. Io credo che al giocatore manchi la scintilla. Ritrovata la scintilla giusta, tornerà a essere protagonista. Allora, come al solito, il giovedì sera è tornato solo per la maglia con te, con Fabrizio Piccolo e Dario Sarnataro, con Ivana Marcellino. Non so se avete ancora ospite anche domani, Stefano Ceci. Comunque si Stiamo parlerà. vedendo, domani ovviamente Francesco sarà una puntata tutta incentrata sulla lunga vigilia di Napoli-Juventus. Aspettiamo Certo. anche noi, come hai appena detto, cosa accadrà, insomma, dopo la riunione del Viminale, se saranno meno vietate le trasferte ai residenti in Campania. Quindi Sì. sarà, insomma, una notte che accompagnerà poi
l'evento di venerdì, che sarà, insomma, che come sappiamo, insomma, Napoli-Juventus non è mai una sfida come tutte le altre. T'aspetti limitazioni, Pasqua? Scusami, ti faccio ancora una domanda, ma Ma perché? guarda, Francesco, ieri si parlava di questo divieto di trasferta, però aspettiamo, vorrei capire se è generalizzato, se è soltanto per le partite più a rischio, vorrei un attimo capire cosa Sarebbe accade, quindi grave credo che però, a per breve me. sapremo. Sarebbe grave Sì, se è sì. per tutti, sarebbe grave se è per tutti. Francesco, in assoluto, se non colpisci i responsabili e te la prendi con tutti, non è mai, diciamo, una soluzione equa, una soluzione giusta, perché dovresti individuare i responsabili degli incidenti e punire loro e non tutti quanti. Infatti, Quindi quindi questo. vediamo insomma che cosa accade. Io credo che ci sarà una reazione sull'onda emotiva di quello che è accaduto, che è stato obiettivamente brutto. Ci dovrebbe essere però anche una seria risposta. Io domenica sera ho avuto la possibilità di parlare con Antonella Leardi, Sì. la mamma di Esposito, e ci vorrebbe una risposta, ci vorrebbe una risposta da parte delle istituzioni, individuare i responsabili, condannarli, perché altrimenti noi poi diciamo sempre le stesse cose quando accadono poi questi incidenti. Bravo, e non cambia quasi mai nulla, cioè Esatto, esattamente. rimaniamo sempre là, rimaniamo sempre bloccati su queste cose. Va bene, grazie di cuore a Pasquale Ciao Dina, appuntamento Francesco, a domani, ciao Pasquale. appuntamento domani con te, con i colleghi alle 21 su Teleclub Italia, mentre stasera alle 21 torna Club Napoli Night. Tieni pronto, sai che mi devi portare una persona. Poi vabbè, poi te lo dico in privato, Già ho capito. Vabbè. Allora, ritorniamo un attimo sulla questione dei tifosi. Che ti aspetti tu? Per ora non ci sono notizie. Qualcuno sta pubblicando possibili anticipazioni con il fatto che sarebbero vietate le trasferte ai tifosi del Napoli. Però anche qua, ai tifosi residenti o a tutti i tifosi? Perché sarebbe grave Io poi credo questo, che eh? già generalizzare sarebbe un peccato. Io credo che bisogna colpevolizzare chi ha commesso il reato e non colpevolizzare tutta la tifoseria, Sarebbe perché gravissimo per per me, colpa di 100 sarebbe persone gravissimo. non si può condannare la tifoseria, anche perché il Napoli in questo momento ha bisogno della sua tifoseria. Perché in certi stati il tifoso della proprietà lo si fa sentire. Certo, quello perciò sarebbe poi una Io beffaggine. credo che ci sarà il divieto per le trasferte. Tu però credi che ci sarà questo, Anche perché purtroppo l'Italia funziona male, non si va mai a colpire il singolo, ma Sì. si tende sempre a generalizzare. Sì. Allora, intanto vado a leggere un po' di amici, Fabio De Bernardo, saluto Cesare, io non condivido nulla di quello che sta dicendo, si deve solo vincere, non mi piace neanche il modo di pensare, saluto Oreste Figlioli, Era riferito a ecco, me, era era riferito a riferito a me. te, e tu che rispondi? No, io dico che bisogna sempre giocare per vincere, però Certo. l'importante è non perdere. Quindi meglio due feriti che un morto, come Bravo, dicevamo l'altra bravo. volta. Fabio De Bernardo, così il Milan accorcia a Tu meno la 5, non distruggi sarebbe. la Juve. Se la Juve non vince a Napoli, anche con tu la distruggi mentalmente. Col pareggio. Ah, tu Sì, dici anche col anche col pareggio. pari, anche col pari. Anche col Per pareggio. noi è importante vincere per confermare e per iniziare la corsa verso lo scudetto. Va bene. Allora, la chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d'Italia e non sono qui per fare la presenza. È Berezinski che parla ai microfoni della radio ufficiale. Voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo, che è un grandissimo, ma io non posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento. Migliorarmi era un mio obiettivo. Il Napoli è una squadra fortissima, con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio. Spalletti ci ho parlato, mi ha spiegato i primi movimenti tattici, con la Sampdoria è stata una partita speciale, Ma lo sono stato lì per 6 mesi, per 6 anni. No, sai che non giocherà mai? però no, no, io ti dico che gioca in Coppa Italia già, martedì. Avrebbe giocato pure il talone.
Fidati. Ho capito, però qualche partita potrebbe farla. Allora, però come sta di Lorenzo? Allora, ecco, rispondimi, però non rispondimi. È affaticato. E allora affaticato. Serve Berezinski. Come no? Ma io avrei bigato Brentanoli, però è stata fatta una valutazione tecnica. L'intento è quello di far giocare Zanoni con maggiore continuità. E alla Samb, già è esordito pure, sì. E ha giocato benino, Ha giocato anche benino, infatti. Allora, spammate, cari amici, anche su Facebook. Mi raccomando, stasera, ore 21, Teleclub Italia, anche Facebook. Saremo sulle nostre piattaforme, anche in streaming, per farvi vedere la puntata di stasera. Parleremo tanto di Juventus, anzi di Napoli-Juventus. Allora, dobbiamo correre in pubblicità. Ci andiamo adesso, però finisco di leggere proprio due battute ancora su Berezinski. Conosco Zielinski da anni, mi ha spiegato cosa significa giocare contro la Juventus, l'obiettivo è vincere. In nazionale mi ha spiegato come si trova bene a Napoli, sono il terzo polacco negli ultimi anni, l'altro è Milik che avremo contro. Andare a più 10 sarebbe bello, ma pensiamo partita dopo partita, dobbiamo essere concentrati. Milik è un compagno in nazionale, ma durante la partita sarà un nostro amico. Stesso discorso per Szczęsny. Sarà un 2 contro 2. Speriamo di essere noi più contenti a fine partita. Poi gli chiedono di Quagliarella. Ha detto è un grandissimo, ogni tanto si sentiva il suo dialetto, ma non capivo niente. Ho tempo di imparare il napoletano, tra un po' magari lo parlo e lo capisco pure, va bene. Allora, andiamo in pubblicità, poi apriamo subito le linee, perché poi avremo più tardi un altro ospite. Quindi il Napoli è pronto per la gara con la Juve. Io direi, regia, se siamo pronti possiamo far partire anche un sondaggio, un basta, un sì, no. Pubblicità. Eccoci tornati, allora apriamo per un po' le linee in modo che sentiamo i nostri tifosi. Abbiamo lanciato anche il sondaggio: Napoli è pronto per la gara con la Juventus e speriamo che sia così. Hai lanciato anche una pagina Facebook che si chiama Napoli Oltretutto, che è una novità per te, che insomma ti organizzi anche a livello calcistico, anche con nelle serie minori, però hai voluto lanciare questa pagina, ci sono tanti amici che collaborano anche con te e quindi il contesto è che quest'anno il Napoli veramente sta crescendo, o no? Sei di questa idea, no? Napoli oltretutto, no? Ecco, Napoli oltretutto, bravo. Io mi auguro che sia un messaggio non solo per la squadra, ma anche per la città, perché Napoli e il Napoli stanno crescendo. La vittoria dello scudetto potrebbe rilanciare anche la città. Abbiamo scelto questo titolo perché per dare un messaggio che va oltre esatto. Al calcio, oltre allo sport, perché Napoli merita tanto. Possiamo salutare anche gli altri, sì, vai, Marino, sì. Marco Silva, l'altro sì, giornalista, Marco, sì. c'è mio fratello, sì. Che è un avvocato, sì. E poi ci sei te che sei il responsabile della nostra pagina, lume in più. Ma no, troppo buono. No, l'importante è, ecco, che chi ci vuole trovare può trovare questa pagina Napoli. Mi era un messaggio l'ultimo istante di Luigi Martorano. Sì, che ha detto? Che vorrebbe aderire. Sì, vuole aderire, sì, pure sì, Martorano. Sì, vabbè, sì. Lo facciamo aderire anche i a Martorano. I reduci della Turchia, vabbè, dai. Allora, Napoli oltretutto, quest'altra bella pagina tutta dedicata al Napoli in generale. Allora, abbiamo già una telefonata però. Pronto? Qualcuno in lontananza. Pronto? Sì, chi è? Jenny. Senti, pronto? Francesco? Sì, ti sento, Jenny. Sento un po' disturbato, un po' da... Adesso la regia ci aiuta, a sistemare sempre tutto. Però non sia un problema mio, quindi... Non lo so. Parla tu. No, lo sentiamo. Adesso sì, adesso sì, vai. Allora parla tu.
Niente, ho sentito ancora, e mi duole dirlo ancora una volta, volevo parlare di calcio giocato, le dichiarazioni dell'ex capitano del Napoli che continua a rosicare, non so il motivo, il perché. Io vorrei dire, ma parlaci, dici, Insigne, ha parlato Insigne. ma dici qual è questa squadra che ti voleva italiana e che tu per amor del Napoli hai rifiutato questa squadra, cioè... No, Francesco, io non è perché voglio insistere, è andato tutto, però questi calciatori quando poi dopo se ne vanno, no? E vengono intervistati per questi giornali, per le radio, eccetera, però non sono più tesserati per il Napoli, quindi facesse nome e cognomi, dici quale squadra ti ha contattato? Perché all'epoca, già anni fa, quando il Napoli giocava con Higuaín e c'era all'epoca nella trasmissione di cui partecipavo e faceva parte, c'era il suo procuratore, vedi, io faccio nome e cognomi, prendendomi la mia responsabilità. Certo. Già all'epoca il signor Antonio Ottaviano disse davanti alle telecamere che Lorenzo aveva delle offerte. Quando alla mia domanda gli dissi, mi puoi dire gentilmente queste squadre chi sono? Beh, la Non squadra c'è non ti posso dire, risposta. Jenny, la squadra non ti posso Quello è dire. il fatto. E perché non Altrimenti ti io posso rispondere? Se ho darei anche un'altra trattativa. un'offerta di lavoro da una testata giornalistica, lo dico, no? No, però sai qual è il problema, Jenny? Ti spiego una cosa, poi ecco, noi abbiamo un direttore sportivo e uno che insomma mastica di queste situazioni. Non credo nelle serie minori, non me ne vogliono le squadre minori, ma in Serie A, se giustamente a metà campionato ti chiama, faccio un esempio, la Sampdoria, non voglio dire l'Inter, Juve o Milan, ma ti chiama la Sampdoria e dice vicino a Insigne, vieni a giocare con noi. È chiaro che questa cosa non è corretta. Queste cose si fanno tramite i procuratori chiamano i direttori sportivi. Francesco, torniamo a ritroso quando ti ricordi che c'era il buon Aurime che disse che il figlio stava comprando la casa quando poi allora non debbano prenderci in giro. Poi acqua passata, non ce ne fosse proprio, dico una Bra, parlata di io sì. questo ti Però sto giusto dicendo. per dire, perché adesso con noi il Napoli sta al primo posto e sta vincendo lo scudetto, che non sei tu capitano, che non ci hai trascinato tu allo scudetto e stai rosicando. Mi dispiace perché sei napoletano, non devi rosicare, devi godere se il Napoli vince. Allora fa il nome di queste squadre che ti volevano, perché tu vieni a dire poi per il bene del Napoli non sono andate queste Però squadre, ma dici chi sono queste allora, squadre? Tu Jenny, però sei no, allora non attaccato ci ho per il bene, spiegato, no, Jenny. figurati, voglio finire e chiudo questa parentesi, se No, era però per ti il devo bene del Napoli rispondere, tu ti non devo andavi a Toronto, ti rispondere. accordavi con il presidente e rimanevi. Sì, però ti ribadisco, ho detto la Sampdoria perché non è una squadra di prima fascia, ma se eri il Milan, che oggi lui gli dice, è stato il Milan che mi ha contattato, sai che succede? Che giustamente De Laurentiis o Giuntoli alzano il telefono e chiamano Maldini e dicono: Ma come ti sei Ha detto di permesso di contattarsi contattare il un mio giocatore era tesserato? svincolato, si potevano permettere perché era parametro 6, Adesso non c'è la però, legge che lo puoi fare. adesso. Vabbè, no, La no. legge dice La dopo il primo legge che non lo. marzo. Dopo il primo marzo, capito? Ecco, vedi. Dopo il primo marzo poteva fare, quindi perché lui non dice queste squadre di tu? Era questa la cosa. Io secondo me non c'erano squadre italiane, se no C'era una squadra, da te lo quello che dico, so io, guarda, però perché Jenny. voglio dire, allora hai indovinato pure che era andata a Toronto. Non c'erano squadre italiane, se no il signor Insigne andava. Ed era anche giusto così. Però non devi venire a dire io per amore del Napoli ho rifiutato, perché mi sembra irrispettoso nei confronti dei tifosi e della piazza partenopea. Perché sono arrivato a un certo punto, dico le squadre, ho rifiutato il Milan, la Juve e l'Inter per amore del Napoli. Perché poi se queste squadre l'avevano contattato, gli offrivano un bel ingaggio. Jenny, ma a Chiudo certi parentesi e livelli. chiudiamo No, questa, no, perché poi chiudiamola vorrei... perché. Allora, aspetti, ti interrompo. Dopo rispondimi se il Napoli è già pronto per la Juve. Intanto il collega Ciro Venerato mi fa sapere che incredibilmente il portiere della Sampdoria, di proprietà del Napoli, Contini, va alla Regina. Cioè, Ma quindi non viene a Napoli. Il calciatore è atteso venerdì prossimo a Reggio Calabria. Domani chiuderà la sua breve esperienza sampdoriana giocando titolare in Coppa Italia. Bah. Poi doveva venire a Napoli, so io. Poi il giorno dopo sarà a disposizione di Pippo Inzaghi. Ho chiesto a Ciro, ma come non viene a Napoli? Lui dice non più. Cioè, ma ragazzi, abbiamo fatto tutto il casino, dovevamo far venire Contini a Napoli come terzo portiere, adesso non viene.
Però e va Ciro, la regina. Ciro è un grande giornalista. No, no, lo so, ma lui... Lui fa mercato da 30 anni. Certo. Però ultimamente... No, vediamo, io... non è che le indovina. Ma vediamo, no, però insomma credo che sia fatta, perché sembra una... Vabbè, ma per il ragazzo meglio così, perché va a giocare. Ma se gioca, perché pure a Genova... Lui... La regina va a fare il titolare in Serie B o a giocarsi il posto. Speriamo, e la regina sta speriamo, lottando per la Serie A. No, ma speriamo, e la Sampdoria ha preso Turk, un ragazzo del Parma, quindi avendo anche Audero che gioca sempre... Coperta, ma perché doveva venire a Napoli però Contini? Cioè io non lo so. Sì, ma per fare il terzo Francesco, ma che veniva qua, forse meglio che va a giocare, giustamente. Poi se doveva andare via Sirigu, cioè io mi tengo a Sirigu con tutto il rispetto per Contini. Ma cioè, sì, una squadra che deve fare la Champions fisica. E lottare per lo scudetto, con tutto il rispetto per Meret, che è sempre un ragazzo purtroppo sfortunato, che ingappa sempre in infortuni, spero che non ingapperò. Ma se Meret a Mena dovrebbe subire un infortunio, abbiamo Sirigu che è più pronto, no? Rispetto a Contini, vabbè, ripeto, con tutto il rispetto di Contini. Va bene, va bene. Dai. Allora, è pronto il Napoli? Velocemente, così diamo spazio poi pure agli altri. Ma il Napoli è pronto, certo che è pronto, perché ragazzi, comunque ci poteva stare la partita con la sconfitta con l'Inter, eh? Non è che abbiamo perso con gli ultimi sprovveduti. Poi era uno scontro diretto, San Siro è sempre un campo ossico, sì, eravamo reduci tutte le squadre dallo stop per il Mondiale, quindi... Anche se non è che mi è piaciuto molto il Napoli con la Sampdoria, però il Napoli ha ancora le gambe imballate, come tutte le squadre, perché se tu vedi l'inizio di campionato, il Napoli ha vinto anche con lo Spezia soffrendo, il Napoli ci vuole ancora tempo per ruotare, perché le prime partite di campionato... Bravo, è questa la domanda, ci vuole ancora tempo. Al 55° minuto, la prima partita di campionato, il Napoli pareggiava 2-2 per una, poi lascia stare la seconda con il Monza, ha pareggiato con la Fiorentina, ha pareggiato con il Lecce. Se Colombo non sbagliava il rigore, perdevamo anche con il Lecce, con lo Spezia si è vinto soffrendo, quindi dobbiamo aspettare ancora un paio di gare per me per vedere il vero Napoli. Quindi con la Juve non saremo al top, tu dici? Non saremo al top, ma però il Napoli giocherà la sua partita, ma anche la Juve non è al top. E poi rispetto a Napoli, la Juve non è... Non la vedo la Juve, a me mi fa paura solo la Juve, perché già sappiamo e non mi voglio dilungare. Ma poi sulla, come squadra non mi fa paura proprio, cioè anzi verranno con Milik, tanti giovani interessanti, ma il Napoli lo vedo più forte ovviamente, cioè il Napoli quelli là non succede un episodio eclatante, non ci sarà partito. Certo, va bene, grazie Jenny, grazie per la tua telefonata. Saluto, forza Napoli sempre. Grazie, ciao, sempre. Oh, ti aspetto stasera alle 21 c'è Club Napoli Night, avremo due amici ospiti con me, ci sarà il padrone di casa Gianni Improta, pizzeria al 22 alla Pigna Secca, se volete mangiate una buona pizza e ci venite a trovare, poi facciamo quattro chiacchiere. Allora, da Torino ufficiale, Bremer ha recuperato, quindi ci sarà, intanto ha parlato Casini, Lorenzo Casini, il presidente della Serie A, dice che c'è stato questo incontro con Gravina, con Abodi, il ministro dello sport, e con Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, per affrontare il tema degli ultra del Napoli e di Roma. Pensava di dare le dimissioni, invece no. No, stanno valutando l'adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali. E si sta procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione dell'osservatorio, ci sarà una riunione e poi li valuterà il Ministero degli Interni. Quindi, ragazzi, penso che non credo oggi, forse stasera al massimo, e noi ci saremo in Club Napoli Night, vedremo di capire cosa potrebbe succedere. Vediamo, questo potrebbe essere una delle preoccupazioni anche per i tifosi del Napoli che vogliono seguire la propria squadra. Allora andiamo al telefono, dai, pronto? Pronto Francesco, buonasera. Ciao Oreste. E a Francesco Della Bona e a ora tutti i collaboratori. Ciao. Mola Bona. Ora Bona, con la O. Con la O. Ah. Ora Bona. Vai, vabbè. Allora, è pronto il Napoli? Sì, secondo me sì, Francesco, perché... Il Napoli più gioca e più
prende la sua forma come l'abbiamo lasciata. Quindi è un Napoli pronto, secondo te, per la Juventus? La Juventus è stata preoccupata, non altro. Bravo, esatto. La Juventus è stata preoccupata a capolista. Bravo, esatto. Francesco, noi siamo 10 volte più forti della Juve. No, Francesco, è la verità. No, ma io lo sai, io la penso come te. Perché poi in passato, quando hai un uovo forte, lo dicevo. Noi lo dicevamo, sì. Ha messo l'obiettivo in qualche cosa. Il Napoli oggi è la squadra più forte della Serie A. Sicuramente. Che non guarda la sconfitta, se noi qua 100 volte all'interno, no? Vinciamo tutti 100 volte. Bravo. Non te lo guarda ma sconfitta che amore. Noi giocando male, malissimo, e c'è una cosa che all'interno non è nessuno. Perché noi giocando malissimo, se avevamo un vizio di fortuna come ha avuto sempre, se no, che la partita... A me sai che preoccupa, Oreste, poi dopo lo chiediamo anche a Francesco. Scusami Oreste, sai che cosa... Non riesco a parlare. Un altro cinico, Fontini in botte e vince la partita, parlavamo tutti... Purtroppo c'ho pure un po' di fortuna a vincere certe partite. Ci vuole tanta fortuna. E Napoli questo ci manca. Napoli, per in questi anni, Napoli è stato sempre sfortunato. Coppa a tutti i sensi. Allora, Francesco, poi... ieri ho sentito qualche riscontro che là una persona proprio preoccupata, la società il Napoli è proprio tutta che si tocca la società del Napoli, e Laurenti non è che c'è nero uguale a voi, e Laurenti fa, scusami la parola, ma ti fa 4x4 che era più certo per danni. Lo so, infatti però De Laurentiis deve stare attento, deve stare con gli occhi aperti. Francesco, è successo a Firenze, pure si succedeva fuori su all'altro. Non c'entrava niente, si sta caccia a Napoli. Non è responsabile. Sono d'accordo con te. Allora non hanno nessun diritto di chiudere lo stadio Diego Armando Maradona. Nessuno. Perché ho paura per il conseguente. Ma questo non lo faranno, Ti dico però che la partita... Ci vogliono milioni e milioni di euro in danno che hanno pagato un Napoli. Sì. Vediamo cosa succede. Tanto venerdì ci sarà lo sciopero dei mezzi pubblici, chi lo sa che ci sarà anche molto più disagio proprio perché c'è la partita al Maradona. Oreste, grazie, ci vediamo stasera. Vai. Allora, secondo me tu stai dicendo sempre perché in Napoli, andando a Milano con l'Inter, ne ha fatto una preparazione di me. No, Francesco, un Napoli non è scemo. Spalletti, con tutti i suoi difetti che ci avrà, no? Come team tutto quanto, no? Certo. 8 punti di vantaggio in Coppa, 11 punti in Coppa. E mezzo che per team mo questi punti, ma non nella primavera. Calavano qua la fisica, la squadra. Dove potrebbe esserci un calo fisico? E allora hanno calcolato queste 7 cose. Poi, Francesco, discutiamo i pareggi che hanno fatto i dei milanesi. E noi non è che hanno vinto per forza la Juventus, eh? Quello che diceva Francesco Rabona, potrebbe andare lui, bene anche un paio. Lui, il Napoli è una squadra che gioca per vincere, non è per giocare per pareggiare. No. Però, diciamo, se pareggiasse, non è che fosse un danno. Sì. Perché non c'è prima 7 punti, se è un Milano prima 7 punti, ti trovi? Sì, sì. E quando si rimane a fare 7 punti, può recuperare qualcosa l'Inter. Certo. E un Milano si può fare risultato. Grazie Oreste, grazie. Anche ciao, il Milan Oreste, potrebbe. Stare, ragazzi, grazie. Allora, diceva Oreste, volevo intervenire su questa cosa, intanto... c'è una notizia sugli scontri, grazie a Gaetano Braiola che mi ha dato subito la news. È stato torna in libertà il tifoso del Napoli, non è stato convalidato l'arresto del tifoso che era ai domiciliari da ieri in quanto ritenuto coinvolto negli scontri sulla A1. Il giudice ha disposto la scarcerazione
senza misure cautelari. Il tifoso è difeso dall'avvocato Emilio Coppola. Sai la preoccupazione mia qual è? Non il fatto che la Juve è prima nei secondi tempi, perché questa cosa veramente VIP è una, no, è veramente una, però è che questa Juve sta subendo pochissimo. Questo mi preoccupa, perché se il Napoli malauguratamente dovesse andare sotto, sarà difficile poi riacciuffare, un po' come è successo con l'Inter, no? Il Napoli dopo lo schiaffone non reagì e non riuscì a reagire. Della Juve, l'organico della Juve, sulla carta, ha ragione Spalletti, è il più forte. Io secondo me è più forte l'Inter, però... No, 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 tu l'Inter togli i titolari, no? Togli i titolari... Non ha nessuno in banchina. Però la Juve ha anche tanti infortunati. E poi ha un modulo, ascoltami, ha un modulo che è limitato, il 3-5-2, un modulo per vincere certi, per giocare tu a certi parli dell'Inter. Dell'Inter è limitato. Invece Allegri, meno male, riesce a cambiare, riesce a volte fare il 4-3-1-2, a volte 3-5-2, e poi ha una rotta più ampia. Quello sì. Sta al secondo posto perché è stata aiutata in tante partite. È bene che in due partite con Salernitana e Roma diciamo, è stata sfavorita, ma io con la Roma non me lo ricordo, però con la Salernitana è successo quello che è successo. Io ripeto, continuo a pensare che però non abbiamo però la controprova, la perché non c'era l'immagine. La mediocrità delle altre due squadre, dell'Inter e del Milan, se la Juve sa così è ritornata, è risalita. Va bene, allora andiamo al telefono prima della pubblicità, poi fermiamo le telefonate, un attimo. Pronto? Pronto, chi è Amedeo? Carissimo direttore. Ciao Amedeo, buonasera a te. Buonasera. Saluto anche l'amico Rabone e tutti i tifosi del Napoli. Ciao. Sicuramente il Napoli deve preparare la partita nel migliore dei modi. Certo. Mister Spalletti in primo luogo gli deve far vedere la classifica dei calciatori del Napoli, deve fargli vedere prima quello la classifica e vincendo dove possono arrivare con la classifica, prima cosa. Poi la partita. Ma secondo te il Napoli è pronto per il Napoli è pronto per questa Juve? Ma per forza deve essere pronto. Io te lo sto domandando. La deve studiare bene il mister Spalletti insieme ai calciatori, devono vedere bene la tattica da fare. La prima cosa è non prenderla, come ha detto bene l'amico Rabona, prima cosa non prenderla e quindi preparare la partita nel migliore dei modi. Una partita tatticamente perfetta, senza scoprirsi, giocando veramente una partita da grande acume tattico, che mister Spalletti a questo punto con l'esperienza che tiene sicuramente la saprà giocare questa partita. E quindi una partita troppo importante per il Napoli, l'ambiente Napoli deve rispondere alla grande, prima poco la società insieme alla squadra e poi noi tifosi, deve essere una grande festa per preparare il funerale alla Juventus come abbiamo fatto sempre, perché io mi ricordo da ragazzo sto parlando di quasi 50, di buon 40 anni fa, e noi prima della partita ci preparavamo proprio il funerale, con tanto di bara e tanto di manifesti funerali. Era un altro calcio, io mi ricordo facevamo un pareggio 1-1 con Rodete di Mariano, un attaccante bassino, con i capelli ricci, facevamo 1-1. Quindi sì. Ce la giocammo allora alla grande, figurati adesso come ce la possiamo giocare. Massima concentrazione, massima voglia di vincere. E quindi il Napoli deve pensare, il fatto che si dice calendario difficile, non calendario, bisogna pensare una partita alla porta una volta preparandola alla grandissima. Io il calendario, prima della sosta che ci sarà, sono 15 partite, sì. 7 in casa e 8 fuori, 7 in casa e 8 fuori, una media di una partita ogni 5 giorni, quindi massima anche concentrazione, una partita alla volta per essere super. Ora buona, tu sei d'accordo con me, per la prima cosa è non prenderla, perché sicuramente questo signor però ragazzi stiamo pensando tutti quanti al pareggio allora. No, e nella peggiore ipotesi. Ah, tu dici nella peggiore delle ipotesi, perché non vorrei che poi ci accontentiamo, no? Allora, la Juve, come ho letto qualche messaggio, farà la tua partita difensiva col pullman schierato davanti alla porta. E poi cercherà con i suoi uomini tecnici di buttarla dentro in contropiede. Sicuramente questo è il gioco di Allegri e noi dobbiamo giocare con grande dinamicità e con grande intensità, con grande
con grande voglia di vincere, con grande personalità. Anche... Sì, volevo concludere dicendo solo tirando anche da fuori aria, perché noi dobbiamo tirare anche da fuori aria. Napoli tira poco da fuori aria, forza Napoli, Napoli vuole entrare con la palla nella porta. Va bene, grazie, grazie. Ci vediamo stasera. A stasera t'aspetto alle 21. Sicuramente, sicuramente. Grazie. Io sono immancabile per le tradizioni. Super, allora come salutiamo come Pasquale tua, Palma. Ciao Amedeo, grazie, ciao. Grazie, grazie. Forza Napoli. Allora, Pietro Martellotta dice: ciao Francesco, secondo me Beresischi sarà fondamentale, giocherà anche abbastanza in campionato contro qualche squadra di medio-bassa classifica, può far rifiatare proprio Di Lorenzo, specialmente se va avanti nelle coppe. Questo era Pietro, un altro Pietro, ancora Pietro, si prendono, sì, prendiamo l'insigne, di facciamo tirare i rigori. Basta. Ma no, ti prego. Vincenzo Bisogno, buonasera a voi. Franceschi, non riesco a capire perché noi dobbiamo giocare con 24 ore di differenza contro la Juventus, perché abbiamo giocato tutte e due alle 18 con una giornata di differenza. Per me se l'arbitraggio è corretto, ambe le parti si chiamano i falli, su di noi la possiamo vincere. Ah, si chiamano i falli che sì, c'è doveri è uno che è attento, speriamo fa che il lo suo dovere. Fa il suo dovere. Anthony Brusciano, buon pomeriggio. Non siamo noi siamo primi in classifica, vuol dire che la squadra più forte della inseguitrici, la Juventus, verranno a giocare con il pullman davanti alla difesa, perché ci temono. Verranno a fare barricate la sì, Juve, sì. Sì. Ma allora però mettiamoci d'accordo, cioè verranno a fare loro le barricate e quindi noi dobbiamo provare a vincere. Oppure noi dobbiamo stare attenti perché, come dicevamo prima, meglio due feriti che un morto. Noi dobbiamo fare una grande partita, perciò ci vorrà un grande stadio, un grande tifo. Ah, questo sì, tutto pieno. Come, tutto come, pieno, come disse Maradona in un'intervista, voglio lo stadio tutto azzurro. Quello però non portò bene, te lo ricordi? Povero, meglio evitare. Uno stadio bicolore. Bicolore, dai, bianco e azzurro, vabbè. Allora, abbiamo lanciato il sondaggio, diteci la vostra. Napoli è pronto per la gara con la Juve. Dopo la pubblicità ci fermiamo un attimo con le telefonate perché abbiamo degli ospiti, poi le riapriamo. Scriveteci sulla nostra diretta Facebook, pochi minuti e siamo di nuovo live. Allora, eccoci tornati, abbiamo fermato un attimo le telefonate, poi le riapriamo, non vi preoccupate, come stasera nella parte finale di Club Napoli Night, dalle 21 alle 22.30 apriremo le linee, avremo due ospiti in studio, nello studio virtuale che creeremo alla pizzeria il 22 alla Pigna Secca. Vado a leggere Antonio Autoriello, che dice: buonasera a tutti, direttore, non crede che Elmas e Dombele siano più in condizione di Kvara e Anghissà e se potrebbero essere della partita? Grazie, che cosa ne pensate? Rispondiamo ad Antonio, poi rispondo anch'io. Kvara per me deve giocare sempre. Pure per me. Anche con Garnita. Per quanto riguarda Elmas, visto e considerato... diciamo un calciatore che Spalletti ama particolarmente, sì. Io l'ho buttata lì con Pasquale Tila, può darsi che lo faccia giocare, quindi fuori Chizze rischi, però rischi, sì. Allora su Kvara sono d'accordo con Francesco, deve sempre giocare, poi anche è chiaro perché deve acquistare fiducia, esatto, continuità, bravissimo. Sulla questione Anghissà, in questo momento Anghissà non è al top, però dimmi tu, tra Anghissà e Dombele, tu chi sceglieresti? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Alla fine forse cade sempre su Anghissà. Allora, per me Dombele come interno destro non può giocare, perché è più macchinoso rispetto a Anghissà. Lui ha bisogno di giocare sul lato sinistro per accentrarsi e tirare. Anghissà che è un calciatore più dinamico, è molto più simile da Elmas, infatti a volte non capisco perché non vengono invertiti i due calciatori. Il classico interno destro è Elmas, colui che ha l'inserimento, ha la falcata. Dombele invece ha bisogno, visto che gioca con un solo piede, che è il destro, ha bisogno un po' di fare qualche finta, di tagliare, di accentrarsi e poi di avere la possibilità di calciare con destra, perché molto volte quando calcia già dal centro destra poche volte riesce a centrare la porta, perché
lui, avendo un fisico molto, molto grosso, perde la coordinazione, perde l'equilibrio. Allora, Raffaele, anzi, dice: sono Lello, attenzione come approcceremo la gara con la Juve, non buttiamoci in avanti, la Juventus questo vuole, per giocare di contropiede, il classico gioco di Allegri. Sì, ma sto contropiede della Juve, con chi lo farebbe? Perché la domanda, non hanno neanche Vlahovic, hanno Di Maria che sicuramente corre, ma non è questo terribile, diciamo, velocista, esatto, che in questo momento sicuramente loro hanno delle buone, neanche gioca, no, ma ci dovrebbe essere Chiesa dal primo minuto, credo, ma non, però è una preoccupazione, vabbè, come ha detto Chiesa, no, come ha detto Bergomi, Chiesa potrebbe fare qualche colpo. Ah, non hai letto che ha detto Bergomi? Secondo me lo sto riscoprendo in un'altra veste, secondo me un po' più dinamica pure lui, sì, dopo il mezzogiorno sono pericolosi, sono perso. Allora, intanto continua il messaggio di Lello, perché dice: con l'Inter abbiamo giocato come poi ci hanno, come dire, ci hanno colpito in contropiede, deve far riflettere come abbiamo preso un contropiede e tiriamo di più da fuori area. Domenica a Genova tiri da fuori area tutti alti e sconclusionati. Allora, il problema è che è vero, il Napoli vuole arrivare con la palla nella porta. Io lo dicevo anche, a volte giro, tu devi tirare, devi provare, provare, è la parola giusta. Saluto Stefano Faticati, un saluto al Club Napoli Lucerna in Svizzera. Allora, non abbiamo ancora l'ospite. Penso di sì, invece. Penso di sì, allora sì. E allora, Franci, presentacelo tu, vai. Allora, c'è un grande attaccante degli anni 90, un attaccante che poteva fare una carriera, secondo me, ancora migliore. Sì. Mister Camille Esposito, ex attaccante blucerchiato della Samp, dell'Empoli, Casertana, napoletano verace. Carmine, eccolo qui. No, buonasera, Carmine. Aspetta, lo sentiamo, però, regia, faccelo sentire qui in studio, vediamo che ci dovrebbe. Carmine, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito, ciao Francesco. Grazie a te di essere con noi. Regia, se ce l'ho alzato è ancora un pochettino in studio perché lo sentiamo un po' basso. Allora, Carmine, il Napoli è pronto per la gara con la Juve? Hai visto sicuramente, no, la partita con l'Inter, hai visto quella con la Sampdoria, un Napoli che ha fatto tanti carichi di lavoro, mentre la Juve non ha giocato benissimo con la Cremonese, ma ha vinto, non ha giocato benissimo con l'Udinese, ma ha vinto e sta provando a fare il colpaccio. Come la vedi questa gara di venerdì? Ma sicuramente sarà una partita difficilissima, perché la Juve, scherzando, come diceva Allegri stamattina sui giornali, scherzando sono secondo in classifica, però a parte tutto, il calcio della Juve, il calcio di aspetta, Allegri... Aspetta che non ti sentiamo, perché veramente io non ho proprio il ritorno in studio di Carmine, vediamo se la regia ci aiuta, perché lo sentivamo male, però... Allora, vai Carmine, stavi dicendo, perdonaci. È un poco meglio. No, ho detto, leggevo stamattina le dichiarazioni di Allegri, scherzando e ridendo, è secondo in classifica, secondo il mio punto di vista, giocando un cattivissimo calcio e vincendo sempre per 1-0. Però purtroppo questo è il gioco della Juve. Come diceva Francesco prima, secondo me la Juve deve fare attenzione al Napoli, non il Napoli della Juve. Cioè, noi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, siamo i primi in classifica, meritatissimi, stiamo giocando un grandissimo calcio, c'è stata quella parentesi di Milano, certo, che ci può anche stare, è stata tra virgolette una brutta partita, il Napoli ha fatto molto possesso, ho sentito molte critiche, ma purtroppo da fuori sono tutti allenatori. Io penso che Luciano, Spalletti e il Napoli abbiano fatto una buona gara. L'Inter si è difesa in 11, ha fatto due ripartenze con Lukaku e una, hanno fatto il gol, poi alla fine non è che hanno fatto chissà che cosa. Il Napoli forse è mancato in zona gol, però penso che comunque stia meritando tutto quello che sta facendo. Sicuramente con la Juve sarà una partita strepitosa, anche perché se il Napoli questa partita la dovesse vincere,
secondo me sarebbe un grandissimo segnale questo campionato. Carmine, è chiaro, come dicevi tu giustamente, che il Napoli poi deve fare la partita. La mia paura, lo dicevo anche prima a Francesco, è che la Juve si metterà sorniona, no? Come fa, sa fare bene, e soprattutto sta prendendo pochi gol. Il Napoli non deve abbassare la guardia, sei d'accordo? Cioè il Napoli veramente deve stare attento a non subire. Ma sì, ma io penso che comunque la Juve in queste ultime partite sì, non ha, sta subendo gol, ma non ha incontrato questi squadroni. Io l'ho visto in difficoltà con il Mugno, l'ho visto in difficoltà con la Cremonese, l'ho visto in difficoltà per tante volte. Poi è normale che non prende gol a una solida difesa, a una squadra solida, però penso che contro l'attacco del Napoli debba fare molta attenzione, perché comunque io, come ho detto all'inizio del campionato, questo è l'anno di Osimhen, tutti vanno sull'altro, su Giorgiano, però io punto molto su Osimhen. Osimhen sta dimostrando di essere un trascinatore, soprattutto un goleador. Bravo, sono d'accordo con te. Allora, vai Franci, una domanda per Carmine Esposito. A parte che secondo me Osimhen ti somiglia con qualche caratteristica. Vedi. Alla tua velocità. Io penso che mi assomiglia un po' nel periodo estivo, quando sono dai, dai. Poi, visto che tu hai giocato con Spalletti, se ti sei sentito con Luciano in queste settimane, in questi giorni? Sì, ma noi con Luciano ho un buonissimo rapporto, anche se non ci sentiamo. Lui è diventato napoletano, è diventato scaramantico, quindi so come affrontarmi, non prescindere da tutto. Ma io l'ho detto all'inizio del campionato e lo porterò fino alla fine del campionato. Ho detto che questo era l'anno del Napoli, ma l'anno di Luciano Spalletti, perché lui è un grande allenatore, un grande trascinatore. Abbiamo dato dimostrazione che il Sud, tra virgolette, di quasi paragone col Nord, gioca a calcio, perché comunque anche il Milan, la Juve, l'Inter, nessuno di questi gioca a calcio come abbiamo giocato noi, come abbiamo giocato noi. E penso che comunque Luciano, queste partite qua non debba sbagliare, non possiamo permetterci di sbagliare, perché facendo un altro passo falso potrebbe mettere in rischio questo mezzo campionato fatto veramente di grande. Carmine, visto che tu, ecco, adesso parlavi con Spalletti, io non so se hai visto la conferenza post partita con la Sampdoria o l'intervista che ha fatto a DAZN. Prima lo chiedevo al collega Pasquale Tina qui di Napoli, di Repubblica. È sembrato uno Spalletti un po' più, sai, un po' nervosetto. Mi diceva il collega, forse perché non si aspettava tante critiche dopo la sconfitta con l'Inter, non le ha digerite. Era uno Spalletti che ha risposto anche piccato, ha risposto in maniera un po' anche scortese vicino ai colleghi, lui che non è il tipo da rispondere in maniera scortese. Secondo te qualche critica dopo la sconfitta con l'Inter lo ha fatto arrabbiare? Allora, io ritorno indietro di qualche giorno, perché io comunque seguo sempre Napoli, seguo sempre interviste di Spalletti. Sì. La partita prima con l'Inter c'è stata una domanda che l'ha fatto un po' arrabbiare e lui ha risposto con molta sincerità, con molta allegria, il suo solito, molto diretto. Ho fatto tutti la stessa domanda di questo scudetto, se l'ossessione forse lo scudetto per Spalletti. Lui ha risposto in una maniera molto diplomatica, ha detto: voi siete ossessionati dallo scudetto, io sono ossessionato nel far divertire questa gente, nel far divertire i napoletani e portarli allo stadio. Poi se arriva lo scudetto, siamo qui per questo. E penso che quella lì sia stata un pochino una risposta che doveva far capire un po' i giornalisti. Poi penso che comunque Luciano si abbia risposto in questo modo qui, perché lui ci tiene moltissimo, sa che lui l'importanza. Un conto ha portato lo scudetto alla Juve, che ne vince 10 ogni 11 anni, è un conto che lo porti a Napoli giocando un gran calcio, e adesso è normale, perdendo la partita è normale che le critiche escono fuori, però penso che lui sia molto tranquillo, molto rilassato, sa quello che devono fare. Poi quest'anno il Napoli comunque ha una signora squadra, quindi penso che solo il Napoli può buttare via questo campionato, e lo sa bene anche lui.
Franci, dai, un'altra domanda per mister. Voglio fare una domanda personale. Ah, vai, vai, vai. Mister, che progetti hai per il futuro? Allora, bella domanda, Francesco. Questa è una domanda importante per me perché potrebbe essere la svolta della mia vita. Io ho avuto, tramite Alessio Sundas, che l'ho preso come agente, e ho l'opportunità di andare col suo Sport Group Management della Florida. È un discorso importante in Miami, con l'MLS, mi sta inserendo in un contesto molto importante americano. Vogliono allenatori e giocatori italiani, io ne vado orgoglioso perché stiamo facendo un gran lavoro e penso che per marzo, aprile questa situazione possa andare in porto. Quindi è una notizia importante che me la tenevo un pochino per me stretta, però spero che vada in porto perché sarebbe comunque, oltre personalmente, ma penso anche per il calcio italiano, perché comunque avrei la possibilità portare conto di esperienza e portare anche i miei calciatori, perché comunque io ho anche un'agenzia di procuratori che ho creato appunto con l'11 e quindi potrei dare spazio a tanta gente per poter portare. Bello. In America, anche se mi fanno un nome così importante. Carmine, l'ultimissima, poi non so se Francesco ne vuole fare un'altra, proprio su Osimhen, questo ragazzo è cresciuto tanto, questo ragazzo può, come hai detto tu, può essere veramente il trascinatore, e che cosa però gli manca? Tu che in attacco ci hai giocato, ci manca forse ancora un po' di, non cattiveria, di attenzione in certe partite? Il fatto che non segna con le big, no? Sono d'accordo con te. Secondo me è una questione di attenzione. Lui forse è troppo sicuro di se stesso. Un giocatore come lui, se vuole essere, tra virgolette, uno dei giocatori più importanti in Europa, deve essere un trascinatore dal primo al 90esimo. Deve avere quell'attenzione giusta. Io vedo sempre, non lo paragono, non mi permetterei, ad Haaland, comunque un ragazzo molto giovane, non guardo le partite. È un giocatore, non lo so più io, quindi, però è un simile paragone, però lui è attento su ogni palla, lui è, se perdono una palla, se sgarrano una palla, lui prova sempre a far gol, quindi gli manca Osimhen. Ora lui sta diventando veramente un trascinatore importante e credo che quest'anno possa vincere comunque anche la classifica cannonieri e portare quella cosa a Napoli che li aspettiamo tutti con grande, tra virgolette, con molta tranquillità, ma sarebbe un regalo bellissimo per questa città. Eh sì, e allora grazie. Ce l'hai l'ultimissima. Vai, lo salutiamo. Allora, visto che negli ultimi giorni purtroppo abbiamo perso uno dei migliori attaccanti italiani, Gianluca Vialli, certo. Volevo sapere da Camera se aveva qualche aneddoto, se aveva avuto modo di conoscerlo o di giocare contro. Francesco, si è sentito pochissimo. Allora, su Vialli. Se avevi qualche aneddoto, qualcosa, visto che... Tu ci hai giocato con lui? Sente bassissimo, non riesco a capire. Allora, te la giro io su Vialli, se hai qualche aneddoto, qualche ricordo. Non ci sente più, penso. No, sento. Carmine. Purtroppo non si sente. Carmine! Su Gianluca Vialli. Su Vialli. Hai qualche aneddoto, qualche ricordo? No, non c'è più là. Vabbè, ma con Gianluca io ho avuto la fortuna di conoscerlo ai tempi di... Io giocavo nella Casertana e da lì mi sono, tra virgolette, innamorato di questa coppia strepitosa che era Vialli-Mancini. Mi è dispiaciuto questa situazione, come il buon comunque anche Sinisa Mihalovic. Sono giocatori che hanno fatto la storia. Poi Gianluca è un aneddoto su di lui, che è sempre stato comunque una bravissima persona, ha sempre tenuto molto ai colori della Sampdoria, ha sempre fatto del sociale, quindi non posso dire altro, mi dispiace soltanto, perché comunque sono delle perdite importanti oltre per il calcio italiano, ma proprio per la persona in cui era. Bene, bene. Allora, grazie Carmine, alla prossima. Ciao Carmine, grazie. Grazie a voi, ciao Francesco, ricordo che ti voglio bene, buona serata a tutti. Grazie a Carmine Esposito, che è stato con noi in diretta e abbiamo parlato un po' di cose. Ecco, Osimhen deve ancora crescere, no? Sul modo di agire, sul modo di rimanere in partita tutto il tempo.
Io credo che quest'anno sei cresciuto molto. No, no, ma io infatti l'ho fatto la premessa. Sì, ho fatto la premessa. Sì. Ho fatto sei la salvato. No, ho fatto la premessa proprio perché veramente sarebbe assurdo, l'ho visto, no? Pensare... l'ho visto molto maturato, più uomo. Sai, tu te ne accorgi da come interpreta le partite. Certo. È meno risorso in campo. Cerca più di avere un equilibrio tattico e poi è colui che fa la differenza perché è un grande trascinatore. È il primo che va a pressare, ma non solo perché lui è l'attaccante centrale, ma proprio perché lui ha voglia, ha fame di vincere, ha fame di arrivare e cerca sempre di migliorarsi. Non è vero quando inizialmente sbagliava qualche colpo, in tanti dicevo che era scarso tecnicamente, invece lui era un calciatore che voleva sempre strafare e forse non aveva quella sicurezza che ha ora, cambiando sì. Un campionato tranquillo come quello francese, arrivare in Italia, un campionato non importante ma di più. L'anno prossimo va via? No. No, io anche lo sai, sono convinto che rimane un altro anno. E poi andrà via. Cioè, ne fa un altro perché e poi va via. Lo scudetto, cercheremo di andare bene in Champions, di puntare ad arrivare in alto, perché quest'anno già c'è la possibilità di arrivare almeno cioè, ieri parlavamo, semifinali. Ieri parlavamo di una possibilità di arrivare alle semifinali. Ieri ne abbiamo se parlato. Se siamo fortunati, perché ci vuole anche fortuna. Ecco. Però io voglio quel triangolino lì. Io sì, 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 ma io infatti io non è che sia così, ti dico la verità, la Champions, o perché noi non siamo stati mai protagonisti, neanche con Maradona. No, ma poi sai qual è il problema, Franci? Cioè, in una competizione, come hai detto tu, come quella, devi avere la fortuna e devi comunque poi arrivare a certi livelli che sembrano un po' troppo lontani per il calcio italiano. Cioè, io penso al Real Madrid, al Bayern, al City... che sembrano lontani, ma tu hai battuto il Liverpool sicuramente. Però il Liverpool non è quello degli altri anni, esatto. Poi anche se il Napoli gli ha dato la mazzata finale, incredibile. Però ripeto, è troppo difficile poi arrivare lassù. Il Napoli può arrivare veramente alle semifinali. Ieri lo dicevamo con Ilario Imparato nel gioco delle possibili, esatto, delle dei possibili anche accoppiamenti, perché se il Napoli batte l'Eintracht nel sorteggio dei quarti potrebbe beccare un'italiana tra Inter e Milan, voglio dire, sì, partita, esatto, quindi diciamo che potremo batterli e lì si aprirebbero le porte della semifinale. È chiaro però poi che sarebbe poi difficilissimo, ecco, pensare a un Napoli ancora più avanti, però io voglio quel triangolino lì. Mi manca da troppo tempo. Ma io non sento di più, ti dico la verità. Io sono innamorato dello scudetto del campionato. Sì, perché sarebbe troppo bello. O forse dai. Perché noi il Gebbio non siamo stati mai protagonisti, mai attori principali di questa competizione. Ma lo scudetto, riportare lo scudetto dopo tanti anni e soprattutto dopo Maradona, io credo che forse sia il vero miracolo. Diciamo che esatto, bravo. Perché con Maradona prima o poi lo potevi vincere. Lo potevi anche vincere uno, e l'hai vinti pochi. Io continuo a dire che ne abbiamo vinti pochi. Però il Napoli su sette anni le poteva vincere sei. Su sette anni. Bravo, le poteva vincere veramente qualcuno in più lì. Va bene, allora ragazzi, io direi che ce ne andiamo in pubblicità. Più tardi noi abbiamo un ospite, quindi facciamo un poco di telefono. Abbiamo un ex Napoli e un ex Juventino. Ah! E poi gli faremo la domanda, no? Certo, dove si collocherà. Vabbè, allora andiamo in pubblicità adesso, fra pochi minuti riapriamo le linee e poi più tardi, come dicevamo, facciamo un altro ospite. Stasera alle 21 sul canale 77 al 22. Ormai i numeri sono questi da giocare, 21, 22 e 77. Dopo ce li giochiamo, dai. Fede, andiamo in pubblicità. Allora, direi di aprire di nuovo le linee. Intanto sulla nostra diretta Facebook potete continuare a scriverci come hanno fatto tanti altri amici. Vi avevo detto come che è stato scarcerato questo tifoso
del Napoli, come furono scarcerati ieri i due tifosi della Roma. Amedeo Perrotta: bisogna pensare solo a battere la Juventus trovando le soluzioni vincenti. Oliva Pellegrino Rocco dice: Zelischi per errore di Spalletti è stato messo a tirare i corner, invece dovrebbe stare al limite dell'aria. Ancora Antonio: la partita con la Cremonese di Coppa Italia potrebbe essere il suo esordio. Così Di Lorenzo rifiata un po' parlando di Beresischi. Sì, come sta andando il sondaggio? Lo chiedo alla regia, così lo facciamo anche vedere ai nostri amici da casa. Eccolo qua, sì, 97%. Ehi, bene. Quindi i tifosi del Napoli sono molto fiduciosi, cioè pronto il Napoli. Diceva, è stata determinante. Il Napoli ha bisogno di vincere e di convincere. Infatti è stata un'ottima vittoria. Siamo stati ringraziati anche dai vari pareggi dell'Inter, sì, contro il Monza e quella della Roma, perché ad oggi noi potevamo parlare di un'altra classifica. Invece questo campionato è così particolare che ogni tanto ci meraviglia. Allora, ancora Antonio dice: quest'anno tiriamo poco da fuori, se succede siamo imprecisi. Dice Giuseppe Iodice: quello che tira da fuori lo abbiamo in panchina, parla di Raspadori, oltre a Zelischi che però non è in forma. Massimo: ma tu Zelischi non sono d'accordo, In che senso? Che non ricordo questo tiro da fuori area. Ogni tanto ce l'ha, però dai. Ci mancherebbe. Lui ha un gran tiro, si deve essere di sinistro. Non è il Lamsic. Ce l'ha, insomma, dai, la giocata ce l'ha. Io mi aspetto più uno da Dombele. Anche Dombele c'ha un gran tiro. Massimo Di Domenico, poi andiamo al telefono. Dice: il Napoli è più forte. Giuseppe Iodice risponde alla grandissima. È vero, ma loro hanno un grande bip. L'hanno sempre avuto, L'hanno sempre avuto, quindi. Anche negli anni addietro, ricordo, a volte grandi le nostre prestazioni e loro ogni tanto poi ci infilavano. Posso dire, allora, volevo rispondere a Oliva Pellegrino Rocco, poi vado al telefono. Posso dirti, Oliva, che io non sono d'accordo con Zelischi che per errore è stato messo a tirare i corner. È uno Zelischi che purtroppo, come al solito, si toglie lui dalla mischia. Bravo. Dovrebbe essere lui il grande titolare. Lui dovrebbe fare le grandi cose. Ti dico la verità, io mi auguro che l'anno prossimo si chiude il cerchio con la cessione di Zelischi e di Lozano. Così togliamo tutti la vecchia rabbia. Allora, su Lozano è arrivato a capolinea, come si suol dire. Però io continuo a dire che Zelischi è incompiuto, cioè Zelischi purtroppo non sarà. Quanto possiamo aspettare? No, non lo possiamo aspettare più. Noi con i polacchi non è che siamo stati molto fortunati. Speriamo che Berezischi non sia come lui. Almeno quelle poche gare che farà potrebbe farle bene. Sì. Allora, però posso dire, ripeto, che non è Spalletti che ha tolto Zelischi lo fa battere il calcio. È lui che si è tolto dal gioco, tra virgolette. E poi secondo me lui è uno dei migliori a calciare. Forse anche la questione di precisione. Bravissimo. Allora, pronto? Pronto, direttore, buonasera, sono Antonio. Ciao, Antonio. Volevo farti gli auguri di buon anno. Grazie, a te e a Francesco. Grazie, non ci siamo sentiti da parecchio. Grazie. Allora, volevo dire solo prima una cosa sull'Inter. L'Inter ha fatto la preparazione atletica sulla partita del Napoli. Come vedi, a Monza e col Parma ha giocato, non hanno proprio giocato. L'Inter e poi si è salvata negli ultimi minuti, con i calci. Stanno vedendo pure i giocatori che sono tutti con i muscoli, stanno facendo tutti un sacco di infortuni muscolari. Io secondo me l'Inter, se continua di questo passo, non si classificherà nemmeno in Champions League. Questa è la prima cosa. Poi per quanto riguarda il Napoli con la Juve, il Napoli non è pronto, è prontissimo. È la Juve che
si deve preoccupare se è pronta, perché la Juve ha fatto 8 partite, ha giocato solo con la Lazio e con l'Inter in questa partita. Le altre partite con il Verona hanno fatto una parata nell'area di rigore. Com'è che non ha preso gol? Perché gli arbitri non l'hanno fatto prendere i gol. Hanno cambiato le regole, hanno detto che la palla è andata sul difensore. Non ho mai capito questo fatto che non hanno dato il rigore al Verona. Con la Cremonese ha fatto 2 pali, un gol annullato, e hanno segnato all'ultimo minuto con una punizione che il portiere non so come ha fatto quella barriera, hanno segnato. Ma secondo me quando vengono a Napoli non possono fare la partita come la Cremonese, come il Verona, perché l'arbitro ci avrà gli occhi aperti, perché è una partita importante. Non devono fare affidamento sull'arbitro, perché l'arbitro sarà imparziale, perché ci sono 60.000 napoletani che urlano. Questa è una vecchia storia, però insomma io non ti preoccupare perché l'AIA sta sotto l'AIA, se non cambiano gli scandali che sono successi, sono gravi per l'AIA italiana. Stanno sotto la lente di ingrandimento, non possono sbagliare più. Direttore, la cosa è grave dell'AIA, non è una sciocchezza. E poi per ultimo volevo fare una domanda a Francesco. Vai. Io condanno tutte le violenze, però il Corsera ha detto che c'erano quattro ultras di altre squadre che stavano aspettando i napoletani. Non mettiamo sempre i napoletani in mezzo, va a finire che alla fine pagano solo i napoletani. Vediamo pure queste altre quattro squadre chi sono gli ultras, e non facciamo andare nemmeno questi tifosi qua a vedere le altre squadre. Non dobbiamo pagare sempre noi, come il fatto del treno che ci hanno impedito di andare a fare le trasferte, e poi si è scoperto che non era successo niente sul treno. Non è giusto che pagano solo i napoletani su queste cose. Questo volevo dire. Forza Napoli per sempre. Grazie Antonio. No, vuoi dire qualcosa? No, purtroppo il Napoli, come sempre, paga sempre in prima persona. Sicuramente i tifosi romani, i romanisti, avranno chiamato altre curve amiche. Sì, no, più che altro erano i sandoriani, poi torniamo al telefono. Erano i sandoriani che aspettavano insieme ai veronisi, i tifosi della Ternana, addirittura. Cioè, pensa, ma noi che abbiamo fatto alla Ternana? Cioè, ma dimmi tu, ma come si può pensare? Io non lo so, sicuramente ci saranno stati problemi, ma i tifosi della Ternana, io non so, capire i veronesi, gli atalantini. Allora, noi siamo stupidi perché ci caschiamo sempre, perché sappiamo che gli unici a pagare siamo sempre noi. Allora, noi queste situazioni le dobbiamo proprio evitare. È finita la guerra. Questo, se diciamo, questi scontri tra ultra si facevano negli anni 80. Bravo, penso, esatto, che le cose poi sono cambiate. Il Napoli in questo momento deve giocare in serenità, non può subire attacchi alla città, alla squadra, alla società. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Bravo. Allora andiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Rosario da Piazzetta Poderino. Ciao Francesco, un saluto a Francesco Loturco. Loturco. Un turco napoletano, vai. Senti, voglio fare una domanda a Francesco 2. Sì, vai, ce l'hai qua. Senti, Francesco, tu che stai nell'ambito del calcio, ma la Juve cosa fatto del, diciamo, la situazione che ha la Juve? Avrà i punti di penalizzazione oppure la multa elevata e a tarallucce vino? No, io credo che avrà tanti punti di penalità, 15-16 punti. Ma quando? Mo o l'anno prossimo? No, quest'anno. Loro lo vorrebbero l'anno prossimo, ho saputo. Ho fatto questa domanda, Francesco. Secondo me
sta facendo più punti possibile, stanno facendo fare più punti possibile per farla arrivare almeno al quarto posto e andare in Champions League. Tu cosa ne pensi? Fare troppi poi. Veramente ne dovrebbe fare tantissimi. A Francesco 2, no, Francesco 1. No, Francesco, vai, rispondi. Diciamo che si parla di 18 punti. 18 punti, fatto, 18 punti, no, ma non gli danno così tanti. Non è facile. Almeno gli danno così tanti. Poi non lo so, poi sarà così, però. Io per me se gliene tolgono 5... Se gliene tolgono 5, già. Detto questo, Francesco, ma se non erro, hai detto, e ho sentito anch'io, che venerdì ci sarà il, diciamo, lo sciopero dei mezzi. Lo sciopero dei trasporti, sì. Lo sai perché? Perché Allegri ha detto a Agnelli di fare lo sciopero, che l'ha dato tutto quanto in due Maradona venerdì. Tutti i bus farà passare un unico bus, addirittura anche la metropolitana vuole mettere tutta la metropolitana dentro al Cosma, cose da fa. Ma ho detto questo, Franci, dici. Ma fatemi dire una cosa, voi state dicendo che il signor Di Lorenzo che deve riposare perché è stanco, ma chi l'ha fatto prima si è perso. Ma mica aiuta a giocare un coppo a una parte, scusatemi. No, lo so. Però sta giocando male perché stanno imballato. Di Lorenzo più gioca, se voi ricordate, l'anno scorso l'ha fatto tutto quanto. L'ha fatto tutto quanto e ha sbagliato un paio di partite. Oh no, Francesco? Sì, ma posso, ne può sbagliare pure 5 o 6. Alla fine... ho capito, io ho sentito che sta stanco, deve riposare. No, io ti spiego la motivazione di perché sta stanco. Allora, quando un calciatore... tira la carretta per tutti i mesi giocando due volte a settimana e gioca sempre alla grande, poi come spegne il motore, poi quando lo va a riaccendere non ha quella prestazione, quella forza, quella freschezza di prima. Però era già stanco anche prima, Franci. Però comunque secondo me, ragazzi, sta imballato perché i carichi ma sicuramente comunque... sta imballato fisicamente... ma lui già era stanco però lui farà Di Lorenzo è stata fa 7 mesi di ferie poi ma lui poi fatemi dire un'altra cosa e chiudo Francesco. Allora noi sappiamo che Di Lorenzo che fa grandi partite, ora non è che sta giocando male. Diciamo che potrebbe fare la sufficienza, secondo me sta arrivando, no? Ma quello sì. Però quei tre errori che ha fatto a Genova, tu mi insegni che sono perché sta imballato. Se tu ti ricordi i tre passaggi centrali che l'ha sbagliato, ma non solo lui, stanchezza di muscoli, non sta attivo, cioè può anche stanco. No, non ho stanco perché il muscolo ancora deve sciogliersi. Bravo. Ok, poi ti faccio una domanda e chiudo, raga. Sì. Io questa cosa del io gioco da calcio, Francesco sta nel mondo del calcio. Il fatto dei rigori, io quando giocavo a calcio, il mio allenatore, correggimi Francesco se sbaglio, mi mettevo una palla alla lavagna, o primo rigorista, secondo rigorista, mi tirava il calcio d'angolo, aspettava, mi mettevo in barriere, io ero 1,90 m, dovevo stare in barriere come terzo in barriere, mi tirava il calcio d'angolo, addirittura il terzo rigorista se non c'erano gli altri due. Ma perché chi fa falla, cioè chi subisce falla da tirare di culo? Adesso ma anche, perché anche Samica ha tirato lui, lo sa. Allora, Elmas, allora. No, Elmas perché aveva tirato, ma insomma non è che quello è un fallo di mano. Sì, Franci, però ci deve no, ma sono d'accordo con te. Franci, fammi dire questa cosa sono e chiudo. Sono d'accordo con te. Ha detto... ho capito, Franci, fammi dire una cosa. Io non sono d'accordo con Spalletti, giusto? Perché chi è il rigorista? Il Giorgiano, giusto? E allora era vicino a Politano, non ti trovo più, che piato valore, ma no perché ha sbagliato, Franci, perché ci sono gerarchie, se il rigorista è il Giorgiallo, anche se non sta bene, no, è zuppato, se lui se non, guardate, pure se non la sei, non lo sei. Esatto, con il problema di Politano, perché già si sono creati i precedenti, è un mese che... una volta lo Zar, una volta Zerischi, questo fa anche confusione nel tirare dei rigori. La lavagna nello spogliatoio, nella lavagna nello spogliatoio, da Città Clara a Scè, a tirare
ci si allora, sta in campo. Per fortuna se non Spalletti sei in campo e c'è Zerischi, ti Zerischi. Uno se sbaglia tutti e 10 Zerischi. Bravo. E il secondo rigorista da è come capitano, bella e buona fascia di Lorenzo, è stato deciso di Lorenzo, bella e buono in coppo braccio di Mario Ru, no, è stato deciso di Lorenzo ad alta fascia fino a fine campionato. I rigoristi pure Insigne quando ne ha sbagliate non ti dava servizio. Io chiudo così e ci sentiamo domani, ok? Okay, rispondimi Francesco. Ciao Francesco. No, allora, sulla riversione dei rigori no, ti voglio è assurdo, io ho fatto pure un post, mi sembra la lotteria, sai quando si è piccoli e si giocava in strada, udirì. Ma non va bene, non va bene. La squadra a certi livelli, giocava a certi livelli. Ma perché? Lui dice che... Ma lui l'ha perso di mano su questa cosa, dove? L'autogestione poi può essere pericolosa perché poi oggi va bene, ma domani ma qualcuno un calciatore si può arrabbiare. Allora, partiamo dal presupposto che l'Avere non ha nessun grande tiratore. Secondo me, a parte Kvara, però chi non già ha la possibilità di andare sul dischetto. Che tu potevi andare con il pallone, una volta va il Bash, un'altra volta va a Zerischi, la volta va a Osimhen. Ma tu pure dici, ma io tu. Ma seriamente, non è mai capitato. Allora, Spalletti è fortunato perché il Napoli vince, perché in un'altra condizione ambientale piovono critiche a non finire su Spalletti. Sì, sì. Perché è assurdo. Allora, facciamo un'altra telefonata mentre ci stiamo per collegare con un ex sia di Napoli che di Juventus, però stiamo provando a sistemare il collegamento con l'aiuto di Federica che ringrazio. Facciamo l'altra telefonata, poi ci fermiamo un attimo con le telefonate e proviamo ad avere l'ospite. Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Francese, Peppe dalla Germania. Peppe dalla Germania, vai Peppe, parla tu. Mi senti? Io ti sento bene, Peppi. Francesco. Ti sento bene. Ah, adesso sì, adesso okay, ti sento vai, bene. Vai, parla pure tu, siamo pronti. Con... No, adesso vi sento bene pure voi. Ok, allora il Napoli è pronto per la gara con la Juve. Vabbè, fammi dire una cosa, volevo rispondere a... Mi ricordi chi era, che fu fatto di Lore e Insegni. Ah, c'ho di chi la società che voleva Rovolevi, volevano l'Adidas e la Nike per fare scarpette che la faccia. Dai, finiamola, andiamo avanti. Allora, Francesco 1, Francesco 2. Francesco 1 purtroppo non è competente di calcio. No, niente, sa bene. Francesco 1 non ciò dice, se no chi le posso offendere, capito? Vai. Allora, per domenica, gli ci avrei una mezza idea, però è difficile. Partiamo che, secondo me, dovrebbe partire Lozano dall'altro lato. Ma per un motivo, ce l'ho spiegato l'altra volta, Lozano è più punta, è uno che va più nell'aria. Anche se il mio desiderio sarebbe giocare con Simeone. Simeone due. E Osimhen. A due. Perché voglio riempire l'area di rigore. Io vorrei che i terzini, appena che hanno lo spiraglio, di crossare sempre nell'area di rigore. Perché per me Osimhen è fortissimo di testa. E poi mettere Dombele come terzo, perché Dombele è molto più bravo e Zerischi e Elmas e cose con la ribattuta palla fuori, si tomba le api in coppa un punto giusto, in coppa lato suo, chi l'ha ammazzata la tira e può fare pure uno. Questa è la mia idea che dovrebbe essere del gioco, di riempire l'area di rigore del Napoli. Allora, o lo gioco alla Zana perché è uno che si butta nell'area, dire pure a Giorgiano, guarda che quando si gioca dall'altro lato riempisci l'area, buttiti nell'area. Perché tanto quello su tre difensori da là non si muove. Però tu ti devi fare rimorchiare pure i centrocampisti da là. Così loro non potranno mai ripartire, mai, se tu fai questo gioco qua. Ma se ti metti sempre a giocare là, vuoi sfondare in mezzo, rischi di perdere una palla velenosa e fai partito contro Pietro. Questa è la paura mia. Che ne pensi tu, Francesco? Allora, io credo che...
Allora, se facciamo la formazione, come hai detto te, con Simeone e Osimhen, andiamo solo a caricare l'area e facciamo il gioco della Juve, perché la Juve gioca compatta, tutta schierata, e mettiamo due là e li ingabbiamo. Invece Napoli deve giocare in velocità, pure mettere lontano. Però tu mi hai fatto un'altra valutazione mentre tu parlavi, quella di mettere Politano inizialmente e poi di sfruttare la velocità di Lozano negli ultimi 20-25 minuti con la Juve che è stanca, se dobbiamo recuperare. Diciamo che la partita è difficile. Io ho prima buttato la questione di Elmas, io così farei mettere Elmas a centrocampo a posto di Zielinski e poi giocherei sull'identità. Però sono convinto che la partita, secondo me, sarà la partita di Kvara. Dipenderà la squadra in mano. Non so se tu la pensi allo stesso modo. Però oggi l'Aula ha una grande squadra. È un peccato che calciatori come Simeone e lo stesso Raspadori non trovino spazio. Io pure metterei Raspadori. Perché Raspadori... Però è sempre il solito discorso, scusate che mi intrometto, no? Perché io di tecnica... Vabbè, ogni tanto puoi fare. Bra, di tecnica, non so se Peppe ci trova a parlare. Vai. Allora, il discorso è sempre lo stesso. Ragazzi, io oggi ne parlavo con un po' di amici ancora. Cioè, Raspadori è un giocatore che sta bene, è un giocatore interessante, è un giocatore che c'ha il tiro, che c'ha la visione di gioco intelligente... Però su quella fascia io non lo vedo. Peppi, questo deve giocare dietro la punta o addirittura al posto della punta. Ma tu puoi togliere Osimhen? No. Però Raspadori un gol allo stata. Ho capito, però Franci... Ha un fiuto del gol, non sì, è differente. Però sull'esterno deve tendere ad accentrarsi. Ma sta Kvara che deve giocare... E perciò c'è Kvara. Allora, Raspadori, dove lo mettiamo? Devi ritornare al 4-2-3-1. No, e ritorniamo al discorso però che a centrocampo rischi di essere come dire Mingherlino oppure comunque con pochi giocatori e Raspadori dietro la punta è utile ma poi la decide veramente la partita, questo è il problema perché ragazzi Raspadori stiamo tentando, cioè come dice Peppe forse dovremmo giocare col 4-4-2 non con Simeone ma con Osimhen e Raspadori. Però Franci, Clara, Politano, Lozano, dove li mettiamo a fare i quarti centrocampo? Ha risposto i Raspadori, pure per Francesco 2, lo vedrai l'anno prossimo se un Napoli piglia un marocchino. Se piglia quel giocatore marocchino può giocare a Raspadori. Perché avrai un centro... No, giochi a tre e non giochi con uno di destra, perché quello la sa dare anche sulla destra, o mediana che si butta sulla fascia. Quel ragazzo che abbiamo visto Romarocco, e l'hai visto Burgo, che aiutava molto il giocatore lo Chelsea, il lato Zec, come si chiamava lui, vedevi che facevano le azioni sulla destra e lui... andava sempre sulla fascia destra perché è uno che sa fare quel gioco là. Purtroppo tu questi mediani qua non ce li hai, neanche sta né, forse un po' l'unico è proprio Elmas che da centrocampista si butta sulla fascia, ma e Zielinski e Yanguissa eppure Dombele non sanno fare questa giocata qua. Non è il classico interno destro. No. Come era Antonio Conte, come era... Esatto. Ah. Cioè, quando arriverà questo marocchino, se arriva l'anno prossimo... Nani, vabbè, vediamo, insomma. Però, io dico, onestamente, guardate una cosa. Ma quando a Juventus è venuto qua, che teneva a Morata, che hanno fatto il primo gol loro, pure a Mazza, vabbè, un sbaglio nostro. Secondo te, Francesco, era più forte la Juve. Adesso la Juve quella là che è venuta, che abbiamo battuto 2-1. Quella Juve là, sì, per me quella Juve là. E allora perché non mantenevi paura di questa Juve? Allora ragazzi. La partita che ci si doveva aspettare, hanno fatto una partita di contropiede, ti ricordi? Capo hanno avuto pure la fortuna di fare 1-0. Sì. E Francesco
come abbiamo segnato i due gol nell'area di rigore. Bravo, esatto. Sì. Ci ha detto sì. Dobbiamo andare a riempire l'area di rigore, perché io c'ho un giocatore come Osimhen. Ci hanno arrivati 10 palloni. Facciamo un gioco con loro, facciamo un gioco con loro, Peppe. Questi sì, giocheranno col muro davanti. Se tu dovevi scudurare, tu le hai sfruttato degli spazi con velocità, cambio passo. Ma no, si va a recuperare, metti tu sta bollone là e... Sta bollone là è bellissimo. E fai battaglie. No, ma sta bellone nostro. Apre la gara. Sì, ma il problema è che ho paura che tu non puoi sfondare al centro, capito? Che là la mettono in media, perché ma io quello perciò che ho detto, buone da fuori, i tiri da fuori il Napoli ce li ha, ce l'ha in Zelischi, ce l'ha Spadori, ce l'ha solo Dembélé. Però pure dai, Zelischi e Raspadori hanno un buon tiro per sì, ma Zelischi non è una castagna, come ti fa capire, te l'hai spiegato a primo pure Carino, non è un tiro potente secco, no, potente secco no. Potente e chi li tira là, da fuori all'area, se non c'hai spazio, non ti passa, si tira lui. No, e poi ti deve pure passare, Dembélé, quella la porta, tira, uno che c'ha personaggio, da certi se rischi purtroppo, allora da sei Wurm, deve trovarsi al posto giusto, la squadra sta bene, che lo appoggia, ci vuole troppo come componenti. No, ma poi Francesco, si tira sì. Dembélé, che pure se lo sbaglia, però la forza che tira, o becco il quadro, o il quadro, la direzione e va a palla andare. Fa in calcio d'angolo pure, dici tu. Vabbè, no, dai. No, va a palla andare. No, ho capito, può esserci una deviazione. Allora, questo giocatore si dovrebbe chiamare Onani. Onani, con la N, Onani. È un bello giocatore, voglio dire, il Napoli vuole chiudere, adesso bisogna capire se si riesce a fare la trattativa. Peppe, grazie, ci guardi allora, stasera. Ci guardi stasera. A proposito di stasera, che è stata sorpresa? Ma chi è stata sorpresa? La sorpresa è che facciamo la puntata stasera alle 21. Sta passando niente, perché che veniva Sofia Loren. Sofia Loren a Monica Bellucci. No, quello non ancora. Però alle 21 allora, ci siamo noi, dalla pizzeria il 22 alla Vigna Secca. Ti aspetto alle 21. Ha telefonato a Monica Bellucci, ha già fatto la telefonata. Sì, chiamala tu, ya, chiamala tu. Io lo vedo Monica Bellucci, con la trasmissione faccio di ciù. Bravo, esatto, vabbè, dai. Grazie ciao, Peppe. Ciao Peppe. Allora, facciamo così, se Federica mi dà l'ok, andiamo in pubblicità perché stiamo tentando di far sistemare l'ospite in modo da poterlo vedere in video. Se siamo d'accordo andiamo in pubblicità? Ok, pubblicità e torniamo. Allora, eccoci tornati, dovremmo avere già collegato e lo saluto, ex Napoli, ex Juve, Marco Zamboni. Marco, ci sei? Eccolo, ci siamo riusciti a collegarci con Marco Zamboni, con me Francesco Rabona. E allora, Marco, c'è questa super sfida tra Napoli e Juventus venerdì. Quanto vale secondo te e quanto può essere importante per tutte e due le squadre? Credo che sia molto importante per il Napoli per far vedere la sua forza, che fino adesso, insomma, a parte il passo falso con l'Inter, credo che abbia fatto un campionato veramente eccellente. E, la Juve è in ripresa, quindi bisognerebbe tenere la distanza, ecco, quindi sicuramente una partita importantissima per entrambi e si vedrà, insomma, la forza di entrambi, ecco. Ma sarà una sfida decisiva o è ancora presto? Oppure se il Napoli dovesse vincere per la Juve sarebbe poi troppo lontano recuperare? Non credo che sia troppo lontano per recuperare, sicuramente da una bella spezzata al campionato. Sì, quindi diciamo che potrebbe essere sicuramente una gara che cambierebbe un po', soprattutto se dovesse vincere il Napoli, cambierebbe un po' la storia di questo campionato. Sono pochi o molti 7 punti di vantaggio che ha il Napoli? Non sono sicuramente abbastanza per dormire sonni tranquilli. Quello sicuramente. Franci, fai tu una domanda. Io, insomma,
Dici Marco, no, Juve, scusa, insomma, ti ho interrotto. No, dicevo che la Juve, insomma, la conosciamo, non la mai, quindi... però credo che in uno scontro diretto vincere e vincere bene sicuramente possa dare una grandissima mano a Napoli, questo sì. Certo. Allora, Franci, una domanda tua. Te che sei stato un ottimo difensore, ti ricordo con piacere, ero un tuo grande stimatore, secondo me potevi fare molto di più. Cosa ne pensi di Kim? Buon giocatore, ma deve migliorare. Deve migliorare qualcosa, hai detto? Non ho sentito, scusami. Deve migliorare ancora molto. Secondo te dove? In quale movimento, reparto, nel senso di anticipare l'avversario? Come la vedi? Allora, devo essere sincero che non l'ho visto molto giocare, quindi potrei dire anche cose non vere. Quindi... Però, ancora come tanti, secondo me ci sono pochi difensori attualmente in Italia. Ci sono tanti che vogliono impostare, vogliono diventare centrocampisti. Io credo che il difensore debba difendere la porta e debba anche il gol... gol dell'Inter come si dice, è la prova di quello che sto dicendo. La versione erano in 3-1, fatto col genere, impossibile. Vent'anni fa era impossibile. Beh, chiaro. Questo può essere impossibile. Può essere fondamentale. Juve, Milan, Inter, chi è la vera antagonista secondo te del Napoli? Perché noi stiamo puntando molto alla Juve perché c'è la sfida, però l'Inter ha battuto il Napoli, però poi è ritornata a meno 10. Il Milan era secondo in classifica e si è fatta fermare dal Monza. Chi è la vera antagonista secondo te? Io credo che sia solo il Napoli l'antagonista. Solo che può buttare via questo. Non c'è un vero antagonista. Non c'è vero antagonista, può essere solo il Napoli. Va bene. Sia il Napoli. Ultima da parte di Francesco, poi lo salutiamo. Ne facciamo due. Vai. Marco, qualche aneddoto. Tu sei stato 2 anni a Napoli, no? 2 annate diverse. Qualche aneddoto simpatico e poi un pronostico tra Napoli e Juve. Ah, gli fai fare il pronostico, gli fai fare. La vedo dura sul pronostico. La vedo dura. Vabbè, dai, qualche aneddoto di Napoli che ricordi con piacere? Ma a Napoli ce ne sono di aneddoti belli che ricordo. Sono troppo tanti, per trovarne uno è veramente difficile. Vorrei dire, forse anche il primo anno che non è stato, nel 2007 non è stato ovviamente un anno fantastico per Napoli, però il calcio, la tifoseria eccezionale di Napoli, potrei dire, durante la Coppa Italia, partiti mi sembrano 20.000 persone e ad ogni gol nostro si aggiungevano persone. Bello. Sul vuoi fare il pronostico? Troppo difficile. sicuramente io spero che vinca. Bravo, così ti voglio. Bravo. Grande Marco. Ciao Marco, alla grande, alla prossima. Ciao, grazie Marco. Grazie a Marco Zamboni. Allora, ragazzi, noi andiamo verso la parte finale, però teniamo ancora un po' le linee aperte per qualche altra telefonata. Poi vi ricordo che questa sera alle 21 saremo live fino alle 22:30. Avremo 2 ospiti con me in studio, che però sarà la pizzeria Il 22 alla Pignasecca, dove aspettiamo anche i tifosi che vorranno venire. Si mangia un'ottima pizza, ragazzi. Poi vi devo svelare un segreto: c'è una parmigiana di melanzane che è una cosa veramente eccezionale. Quindi eccolo là, Martorano sorrì, vieni qua Martorano, vieni live, stasera ti faccio assaggiare la parmigiana, non la vuoi, non ti piace? Sì, ti piace, va.
Non viene in diretta, no, lo so, ma già sta preparando. Diciamo perché, però, perché non viene in diretta, perché? Da quando è tornato dalla Turchia è tornato, diciamo, in cattivo stato. No? In che senso in cattivo stato? No. Scherziamo. Allora, Federica, apriamo le linee di nuovo, così facciamo un po' di telefonate prima di chiudere questo appuntamento. Facci rivedere il sondaggio, perché credo che comunque veramente i tifosi sono posso tutti fatti qua. La domanda? Vai, come? Ti aspettavi la risposta di Zambori sul pronostico? No, non me l'aspettavo, sai, ti dico la verità. Lo vedevo più attento a ricordare, più per la Juve, diciamo, più per... ma lui è persona seria, ragazzo serio, e poi ha detto la verità, che il campionato è ancora aperto, perché chi ha giocato a certi livelli sa che i 7 punti, 10 punti, con un girone avanti ancora, è ancora prematuro di parlare di... Però perché non ci credono sul... cioè alcuni non credono al Napoli. Ma non è che noi qua, vabbè, siamo di parte. Allora, però c'è qualcuno che secondo per te loro, non allora, per tanti, soprattutto per quelli del nord, che il Napoli venga è un incubo. Perciò loro stanno è un incubo, stanno facendo gli scongiuri in tutti i modi, certo, però il Napoli vincerà. C'è qualcosa che secondo te non funziona ancora, cioè il Napoli non convince qualcuno, cioè ci sono, perché è troppo bello per non essere è abituato vero. A vincere forse è, anche questo Napoli è troppo bello per essere vero. Perché c'è il rischio che se il Napoli inizia a cambiare come stava facendo il giorno d'andata, rischia di sbagliare 100 punti. È cosa che per me è quello sicuramente. Io sono d'accordo. Di arrivare con lo squelto in tasca già a marzo-aprile. Sarebbe la fine per tutti quanti qua. Perché le squadre dietro non hanno la forza di stargli dietro. Sì. Io me lo auguro, questo tuo ottimismo è bellissimo. Che il Napoli è forte, questa è una certezza. No, è una certezza. Però che le squadre dietro non siano granché, questa è un'altra certezza, secondo me. Allora, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e Torello, quindi questo è il report di oggi. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione sugli sviluppi offensivi, chiusura con lavoro tattico a tutto campo e svolgimento di gioco su palle inattive. Sì, vediamo un attimo il sondaggio, poi vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire. È salito leggermente il no, ma ragazzi è un plebiscito, 95%. Sì, che il Napoli è pronto contro per affrontare questa Juventus, il 5% no. Vabbè, insomma, è ottimistico questo ragionamento da parte dei tifosi? Speranzoso, forse. No, però dico, c'è, ecco, speranzoso, ma questo Napoli ha ancora qualcosa, qualche scoria? Sì. Parlo sì, di sì, scorie, sì. Di atletiche. Atletiche. Una in particolare è la sconfitta dell'Inter. Cioè, quella lascia, può essere un problema. Lascia ancora qualcosa di svelato, secondo me, perché il Napoli ha iniziato il campionato con delle sconfitte che hanno fatto un pochettino male alla squadra. Sì, quelle sconfitte in amichevole non ci volevano, forse. Hanno un po' minato. Rientrare con l'Inter e perdere per me immediatamente, che l'Apri a meno un pari pur giocando male lo meritava, però la vittoria con la Samp ha ridato un po' qualche speranza. Allora vado a leggere un po' di messaggi. Allora il Napoli è pronto, scrive Anna Pirozzi. Luigi dice: se non siamo pronti quest'anno, quando dovremo? Zelischi sarà il migliore della gara, quindi secondo te gioca Zelischi. Antonio Maria De Santis: mi auguro solo di non vedere il Napoli non sia quello che quando deve dare il colpo di grazia viene meno. No, non è il Napoli di una volta, non è il Napoli di Zambon, non è il Napoli di Lavellino, non è il Napoli di Benitez, non è il Napoli di Sarri, questo è un altro Napoli.
Luigi dice: noi non siamo a dover vincere a tutti i costi, non siamo noi che paghiamo 10 milioni un anno un allenatore e non siamo noi più indebitati in Europa, non siamo noi a dover vincere a tutti i costi, comunque vada sarà un successo. La Rube fa 8 vittorie di fila e sta a meno 7, pensate come stanno. No, ma quello che dicevamo l'altra volta con mister Daniello, cioè alla fine la Juventus che cosa ha rosicchiato? 3 punti, ma nulla di che, ma questo siamo d'accordissimo. Però sai, mi sono scocciato anche, ma non lo dico a te per cattiveria caro Luigi, mi sono scocciato pure di vedere sempre questo Napoli che potrebbe fare ma poi non fa. Allora è l'anno buono, lo abbiamo detto anche altre volte, quest'anno però dovrebbe essere l'anno buono, cioè ragazzi, io ero convinto che l'anno buono fosse l'anno scorso. Bravissimo. Cioè, io ero già pronto veramente all'anno buono l'anno scorso. Ma guarda che io avevo... Eri incredulo all'inizio e noi facciamo le... Però, le capito, insieme. Cioè, tu hai fatto 8 vittorie consecutive, eri primo in classifica... È stato più incisivo inizialmente. Però poi, a differenza di quest'anno che è partito un pochettino... No, abbiamo il partito forte anche quest'anno, però... No. Perché abbiamo vinto con fatica, poi abbiamo pareggiato con Lecce, a Firenze, sì, però voglio dire, io ero già pronto di questo Napoli, cioè non vorrei che anche quest'anno poi ci fosse qualche errore. Però non avevi il vantaggio di ora? No, infatti non l'avevi. Allora, Spalletti l'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro, però nelle ultime partite... A 3 partite sulla coscienza ha fatto sì che la arrivasse terzo. Però chi avrebbe detto all'inizio che Napoli arrivava terzo? Se la maggior parte ma pure quest'anno, no? Le griglie ci davano quinto posto e via. Sì. No, ma sesto, questo sono d'accordo. Sì, questo sono d'accordo. Poi quest'anno poi con l'eccezione di Koulibaly, Insigne, certo, Fabian. C'era la polemica sul portiere. Allora, Luigi vorrebbe Mario Rui rigorista, dice speriamo che i problemi da qui a fine anno saranno sempre solo questo, parlo penso dei rigori. Antonio Delbo dice Lobotka, Anghissà, Raspadori, Kvara, Osimhen e Simeone, 4-4-2. Vabbè, però qua poi stai mettendo troppi giocatori, anche perché Kvara e Raspadori li devi mettere da un lato e dall'altro, ma non lo puoi fare. Dice Raspadori sa fare la fascia, potrebbe giocare, ma non abbiamo il destro. Bravo. Poi Antonio dice ancora Raspadori sa fare la fascia sotto punta, Simeone come fisico forse è forte, poi anche di testa è forte. Ciro dalla Germania dice Schiattam. No, ma Ciro, figuri, siamo consapevoli. Però allora giocare con Kvaratskhelia e Raspadori insieme o fa il 4-2-3-1, se no è impossibile. È impossibile, dai, diciamo, perché da questo lato non può giocare. Unica cosa, e questo io non capisco perché non lo fa Spalletti, alle volte potrebbe dire a Kvaratskhelia, soprattutto quando c'è Lozano, invertitevi. Là, questa è una di quelle domande che farei tanto a Spalletti. Questa è la bellissima invertitevi domanda. Perché non un po', si un po' per esempio come giocava Zevano, no? Che gli essenzi invertivano spesso. Taggiare, per... Soprattutto perché Kvara ormai di là hanno fatto, gli fanno la gabbia. La gabbia. Allora a questo punto tu spariglia e buttalo di là. Tieni lo Zano, ecco quando gioca. Politano non riesce a giocare a sinistra, però lo Zano sì. No, Lozano è quello, no, forse cioè, lo Zano è quello che gioca meglio su entrambe le fasce, diciamo. Poi è chiaro. Allora, intanto vi ho letto il report, non ci sono notizie sugli, tra virgolette, non infortunati, ma quelli che erano un po' affaticati proprio come Kim, non ci sono grosse ultimissime. Per quanto riguarda la Juventus, secondo Sky ci sono 3 dubbi ancora da parte di anche di Allegri e però doveri, anche tu lo dubbi e doveri no dai finiscila no penso loro avranno l'idea di capire chi gioca tra Chiesa e altri. Allora Sky parla anche del Napoli con 3 ballottaggi: Lozano, Politano, Elmas, Zielinski, è quello che stai dicendo tu,
e Mario Rui in vantaggio su Oliveira. Ogni tanto vi ascolto. No, Mario Rui titolare. Mario Rui titolare, ragazzi. Travedo per Oliveira, io e lo farei giocare anche titolare in questo Napoli. Però allora, per me ha fatto bene a far giocare Oliveira contro Leaders. Poi è incappato nella partita negativa, come sono incappati per gli altri. Eh beh, certo. Però Mario in questo momento ti offre più garanzia, ma anche quella mentalità, tutto, no? Quella mentalità di quel giocatore che... Oliveira deve sempre dimostrare. Ci stiamo divertendo con i moduli, ti faccio vedere questa cosa. Anthony Brusciano, allora adesso la butta un altro 4-4-1-1 con Raspadori dietro Osimhen. Vabbè, l'hai detto prima, no? Però insomma, cosa cambierebbe? Il problema è sempre a destra. Il problema è a destra, perché poi insomma, diciamo che nei quattro di centrocampo, sì, Politano e Quarascele, però sarebbero troppo dietro. E se vanno avanti, poi diventa 4-2-4. Il destro può giocare anche spostato a centrocampo, come Kvara, anche perché lui ha fisicità, ha forza e potrebbe fare anche la fascia partendo dal centrocampo. Ma il mancino, così come Politano, Ulas, fanno fatica a partire troppo dietro. Vabbè, vediamo che succederà. Allora Ciro Di Maio, a me quello che fa un po' paura è Zielinski, lo vedo un po' sottotono. Ma infatti si parla di Elmas, se ancora si parla di Elmas del primo minuto. Certo, Zielinski ancora purtroppo la sosta non l'ha aiutato, lui ha fatto il mondiale, però insomma non è che la Polonia ha fatto sto mondialone, allora, ha fatto quattro partite alla fine. Allora, se giocherà Elmas, titolare, voglio il titolare. Vuoi il titolare, va bene. Perché fino ad oggi... Venerdì sera ne riparliamo. Allora, se arriva un'ultimissima telefonata la facciamo, se no... Le telefonate le spostiamo a stasera nell'ultimo blocco di Club Napoli Night. Stasera due ospiti con me alla pizzeria il 22, saremo alla Pignasecca, iniziamo alle 21. Poi avremo due bei collegamenti, eccola qua la locandina che ha fatto anche tanto scalpore, Martorano. Molto scalpore, ha fatto questa locandina con Molaro in versione meme, non lo so come lo vogliamo chiamare, caricatura. Il logo degli amici della pizzeria il 22 e poi il logo di Club Napoli Night, non manca il 77 stile Kvaratskhelia, che ormai è il numero di Teleclub Italia. Allora, stasera ore 21 in diretta su Teleclub Italia canale 77, sui nostri canali social, perché andremo sia su Club Napoli che su Teleclub Italia, ci sarà la serale di Club Napoli, la serale di Teleclub Italia. Lo sapete, ormai Teleclub Italia ha tutte le sere un appuntamento con il Napoli, si parte il lunedì, il mercoledì, il giovedì con Pasquale Tina, Dario Sarnataro, il venerdì con Salvatore Savino, ma ci saranno tante altre sorprese, anche altre cose, il martedì invece è dedicato al Giuliano, quindi comunque tutte le sere a Teleclub Italia c'è sport, c'è Napoli, c'è calcio. Allora, Franci, noi ci vediamo la settimana prossima, sarà dopo la Coppa Italia. E infatti già vi avviso che la prossima serale sarà martedì, prima faremo pre e post in Coppa Italia e poi mercoledì ci sarà il Giuliano e parliamone. Noi ci vediamo alle 21 stasera, con te ci vediamo la prossima settimana. E ti preparo, perché ti voglio in una delle serate, quindi faremo doppia puntata. Mercoledì pomeriggio e poi ci spostiamo, andiamo a fare il serale. Grazie a Federica, sempre precisa in regia, grazie a tutta la squadra di Teleclub Italia. Noi ci vediamo più tardi, mi raccomando, vi aspetto alle 21, Club Napoli Night. Ciao e forza Napoli!